Se un indizio è troppo poco e due non fanno una prova, direi che 10 siano più che sufficienti per qualche considerazione da condividere con voi tutti. Doc Rivers è un grande coach. Uno che allena ininterrottamente dal 1999 non può essere un brocco, intendiamoci. Si è sempre sostenuto che il buon Doc fosse un grande gestore di spogliatoi, un grandissimo gestore di stelle e di personalità forti, più che un allenatore di primissima fascia dal punto di vista tecnico. Ma se andiamo a ripercorrere la sua intera carriera, ci accorgiamo che in realtà sembrerebbe l'esatto opposto. Ogni volta che ha avuto tra le mani una squadra mediocre, Magic del 2000, Boston del 2004 o i Clippers pre-Kawhi e PG, ha fatto meglio di quanto si pensasse. Ogni volta che ha avuto squadre da titolo o di fascia alta come fila, ha deluso. Nel 1999 prende in mano una squadra giovanissima come gli Orlando Magic, che prima dell'arrivo di T-Mac avevano veramente poco, anzi pochissimo, talento. Allenatore dell'anno alla prima stagione su una panchina. Con quella squadra raggiunse ottimi risultati con il materiale che aveva a disposizione, ma quando si è trattato di fare lo step successivo, ecco le prime debacle. Con Tracy McGrady nei playoff 2003 la prima sconfitta da 3-1 a 4-3 contro i Detroit Pistons che nell'anno successivo sarebbero stati campioni NBA. Ad inizio 2003-2004 licenziato. Via a Boston, dove dopo un primo anno incoraggiante e la scissione del duo Pierce-Walker disputò due stagioni in pieno rebuilding in attesa di ciò che avvenne nel 2007. Garnett, Pierce e Allen e titolo al primo tentativo, non senza però sudare le proverbiali sette camicie. Nei playoff, infatti, due turni finirono a gara 7 contro Atlanta e Cleveland e furono vinte da giocate singole dei Big Three. Il roster di quei Celtics, a detta di molti, me compreso, avrebbe dovuto vincere di più. Nel 2009, sopra 3-2, persero 4-3 con i Magic di Howard, Turkoglu e Jameer Nelson in finale di conference. Nel 2010, sopra 3-2 in finale coi Lakers, persero 4-3. Nel 2012, sopra 3-2 contro Miami, persero 4-3. Tralasciando la stagione del titolo, quei Celtics si trovarono per tre volte con il match point e non riuscirono mai a sfruttarlo, perdendo poi la serie. Finita l'era Boston, via ai Clippers, ma il trend non cambia. È alla guida di una squadra che ha tra le sue fila il miglior playmaker del mondo in Chris Paul, uno dei migliori tiratori del mondo in JJ Redick, due atleti spaventosi come Blake Griffin e DeAndre Jordan, il miglior sesto uomo della piazza in Jamal Crawford ed alcuni specimen difensivi notevoli come Luke Bamute. Eppure il trend, come detto, non cambia. Nel 2013, sopra 3-2 con Memphis, perde la serie 4-3. Nel 2014 è sopra di 15 in gara 5 contro i Thunder per poi perdere sia la partita che la serie in 6 gare. Nel 2015 sopra 3-1 contro Houston in semifinale di conference, vengono rimontati di 16 in gara 6 e perdono la serie in gara 7. Nel 2016 vengono rimontati da 2-0 a 4-2 da Portland ed infine, nella bolla, da sopra 3-1 sciupano un vantaggio in doppia cifra nelle seguenti 3 partite e perdono 4-3 coi Nuggets. I 18 punti di vantaggio in gara 4 e i 26 di gara 5 contro Atlanta di questa stagione mettono a dura prova anche il più fedele dei seguaci. Qualcuno potrebbe imputare al 4 su 14 dalla lunetta di Ben Simmons il disastro oppure alla partitaccia di Tobias Harris la debacle, ma il ruolo del coach non è proprio quello, leggere le partite e prendere decisioni per vincerle. L'impressione è invece che il buon Glenn Doc Rivers abbia semplicemente sperato che la situazione si risolvesse o che Ben Simmons improvvisamente segnasse i liberi o che Tobias Harris di botto riprendesse a segnare. La verità è che sia in gara 4 che soprattutto in gara 5 la situazione è stata gestita in maniera pessima, con la squadra visibilmente in pappa su entrambe le metà campo. Doc si è incaponito, mantenendo Simmons in gara nonostante anche lui soffrisse terribilmente difensivamente e fosse alla totale mercé dell'attacco di Atlanta. Ma se Simmons in attacco non ti dà nulla ed in difesa è in crisi, perché tenerlo in campo? Capisco che il roster non sia profondissimo, ma qualche minuto in più a George Hill, Shake Milton o Tyrese Maxey, perché no? Per fare un parallelo, in regular season Tyronn Lue, che tutti prendono per il culo ma che alla fine ci vede lungo,
In una partita di regular season, come detto, in cui George e Leonard erano totalmente assenti, ha lanciato Kennard, Terence Mann, Coffey e Patterson in quintetto, nonostante la partita fosse ancora in equilibrio. Ed alla fine l'ha vinta, alzando la fiducia e il morale di giocatori che ora si stanno rivelando importanti anche nei playoff. Capisco che sia una gara 5 di playoff, ma la crisi di Simmons ed Harris era talmente evidente che togliendoli gli avresti fatto sinceramente un favore. Ed ora il Doc è nuovamente spalle al muro ed Atlanta, in casa, ha un'occasione più unica che rara. Che dite? Upset clamoroso o gara 7? Ditemi come sempre la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per non perdervi le novità su NBA Revival Zone. Un saluto, il Franz.